Dai, vai. Vai, Davide. Ecco, la maglia gialla, giusta, la carta giusta. È stata una promessa sportiva che avevo fatto il 7 aprile. Credo che alcune, anche se è un paradosso come ho sempre spiegato, cioè non è che io avessi avuto bisogno di promettere di andare in bici da Crotone a Torino per dimostrare che ci credevo di più nella salvezza, ma sono quelle cose che nascono per gioco, quasi istintive, e che però forniscono poi un'opportunità per dimostrare sempre di più di che pasta siamo fatti, che carattere hai. Secondo me la perseveranza e il voler mettersi in testa qualcosa è sicuramente un viatico molto importante, fondamentale per raggiungere gli obiettivi. Poi non basta solo quello, ma è fondamentale. Ma adesso, come ho detto e come ci siamo sempre parlati con la società, il rinnovo era automatico. Adesso finito il giro, finito la salvezza del Crotone, finito il giro, io accantono tutto, non mi interessa più niente. Da domani per me non esisterà niente se non il prossimo obiettivo, perché così io vivo, così voglio vivere. Prossimo obiettivo, salvezza del Crotone. Poi vedremo. Non si parla mai prima, le cose nascono istintivamente e sono le più belle, perché alla fine sono quelle che secondo me catturano i cuori delle persone. E non c'è un giorno o un momento, c'è un'avventura che secondo me nessuno può immaginare quanto sia incredibile se non ci si mette in bici con qualche amico e la si prova. Fidatevi, perché è un'esperienza nella mia vita unica. Ti ho capito intanto che spesso noi riduciamo tutto a un conflitto tra automobilisti, ciclisti e motociclisti, quando in realtà poi un giorno siamo uno e il giorno dopo siamo un altro, quindi siamo sempre solo noi. La differenza sta nel fatto che ad esempio alcune tappe come la Termoli Pescara, dove era passato il Giro d'Italia e l'asfalto era impressionante per qualità, fa intanto meno fatica a tenere la bici, le scie delle bici e delle macchine sono molto più regolari, non c'è l'errore dietro l'angolo o quantomeno è assolutamente, quindi l'infrastruttura, il manto stradale e la possibilità in alcuni tratti d'Italia, se non in tutti, di poter anche imitare magari altre idee come hanno avuto nel nord Italia, quindi separare o considerare la carreggiata in base ai veicoli che ci partecipano, secondo me abbatteremo di molto questo problema. Ma poi io mi fermo qui, posso solo fornire un'esperienza, la mia esperienza, e sarà compito di altri valutare. Grazie a voi. Stampa.